sempre di più, non che oggi ce ne stia passando bene, però insomma all'epoca erano un po' più terribili perché ce n'erano spesso. Questa ragazza nasce a Cremona, è figlia del conte Amilcare Anguissola e di Bianca Ponzoni, quindi gente nobile. Padre e madre mettono al mondo 6 figlie femmine e alla fine il maschietto, che poi era costui che avrebbe dovuto portare avanti il nome della famiglia. Il padre era un uomo dalle idee moderne, nel senso che le sue figlie le ha fatte tutte studiare anche delle discipline che erano considerate maschili, per esempio la pittura. Forse perché lui era un pittore così nel tempo libero e si occupava a Cremona, nelle vesti anche di decurione, come dire un assessore di oggi, eccetera, che poi faceva anche l'ambasciatore comunque, che viaggiava per l'Italia per conto di Cremona, si occupava anche dell'assunzione dei pittori, per esempio della chiesa di San Sigismondo, e quindi era dentro in questo ambito. Quindi fa studiare disegno e pittura alle figlie perché vedi che hanno questa propensione, soprattutto la prima, che appunto è Sofonisba. Io sto raccontando un po' un attimo il primo libro, che poi se qualcuno lo volesse, insomma, abbiamo delle copie a disposizione. E lei diventa sempre più brava, allora lei e la sorella Elena vengono mandate a scuola da Bernardino Campi, che è un pittore che comunque lavorava già a San Sigismondo, e poi da Bernardino Gatti. Quindi a un certo punto, tra le varie conoscenze, il fatto che il cugino del conte fosse un ambasciatore del re di Spagna, quindi viaggiava anche a Milano in Spagna, e quindi l'ha fatta conoscere al duca di Sessa, che rappresentava Filippo II a Milano, e quindi poi anche c'è tutta una storia all'interno di un ragazzo che fa parte della sua famiglia, è un guardaspalle, e ha un passato misterioso che si scopre mano a mano che si prosegue la lettura, e quindi anche grazie a costui si riesce, lei viene chiamata a Milano con la famiglia, esegue un bellissimo ritratto del duca di Sessa, e quindi lui ne scrive al duca d'Alba, che era uno dei bracci destri di Filippo II, e dice: guarda, c'è un portento di donna, mi ha fatto un ritratto così somigliante che quando mi guardo allo specchio non riesco a capire la differenza, e poi l'ha fatto anche velocemente, quindi è talmente strabiliato che allora il sovrano dice: me la porto qui a corte, e quindi la invita a venire in Spagna non solo come pittrice, quindi come una sorta di perla rara, perché c'era proprio la corte degli artisti, no? Da lui tutti i pittori che erano stipendiati, ma anche lei viene presa, ma non solo come pittrice, che comunque è già una cosa incredibile per una donna dell'epoca, ma anche come dama di compagnia della sua terza moglie, Elisabetta di Valois, che era una delle figlie di Caterina de' Medici. Quindi dalla situazione in cui la vediamo crescere, perché nel primo libro lei è una bambina di 9 anni, quindi c'è tutta la sua formazione, le sorelle, la vita in famiglia, proprio i discorsi che facevano a tavola oppure alla sera nel letto insieme alle sorelle, quando si fanno le confidenze, gli innamoramenti, tutti questi sogni della gioventù. E quindi a un certo punto lei viaggia per l'Italia con questa sua piccola corte, nelle vesti di pittrice, viene invitata a Mantova alla corte dei Gonzaga, e qui abbiamo tutto è stata lì un paio di mesi da Margherita Paleologa, che all'epoca era, diciamo, la reggente, perché era rimasta vedova di Francesco Gonzaga, e quindi il figlio era piccolino, aveva 12 anni e non poteva ancora diventare duca di Mantova, chiaramente spalleggiata dal cardinale Ercole d'Este, perché le donne comunque
sono sempre state, insomma, non considerate granché all'epoca, cioè diciamo che cosa potevamo fare, o le mogli, le madri, le suore, le meretrici, le pittrici già era una cosa fuori dal normale, perché le pittrici lo facevano solo le figlie dei pittori, poi lei diciamo è stata la capostipite delle pittrici italiane, perché la Gentileschi, la Fontana eccetera vengono tutte dopo di lei. La sua bravura è consistita nel fatto che non dipingeva persone con un aspetto ieratico, no? Oppure solenne come di solito si richiedeva, ma anche nell'intimità, cercando di tirare fuori l'aspetto privato, quello che non si vedeva pubblicamente, e quindi rimane un po' una psicologa ante litteram, perché gli altri invece dipingevano in un altro modo. Come pittrice la possiamo catalogare come manierista, infatti lei appunto fa parte di questo ambito e proseguirà anche su questa strada poi attraverso gli anni, quando finirà a Genova, e qui ne parlerò nel terzo libro, dove c'è tutta una scuola, no? E lei si sì, avrà il suo entourage e quindi rimane collocata in questo ambito. Durante la giovinezza lei va appunto a Mantova, poi va a Fontanellato dai San Vitale, la vediamo viaggiare in Italia per andare da Michelangelo, col quale il padre aveva scambiato, il padre gli aveva mandato dei disegni, il famoso bambino che ride, poi invece lui ha voluto il bambino che è morso dal granchio, diciamo il bambino triste che piange, per vedere le capacità anche di mostrare la sofferenza da parte di questa ragazza, insomma, di questa donna, giovane donna. E quindi c'è tutto questo viaggio attraverso l'Italia, anche Parma, dai Farnese, dove conosce la figlia naturale di Carlo V, quindi la sorellastra di Felipe II, e legano le due donne. Poi vabbè, ci sono le amicizie di Sofonisba, insomma, personaggi vari, perché anche quando lei è ancora a Cremona, partecipa a degli incontri fatti per sole donne, da casa di una sua amica, Partenia Gallerati, e lì leggono poesie, discutono, leggono per esempio la città delle donne di un'autrice italiana che poi è andata a vivere in Francia, alla corte francese, Christine de Pizarre, quindi si parla di questo momento, no, di possibilità delle donne di emergere. E quindi anche il padre, lo riallacciamo appunto a questo discorso, perché lui era, come dicevo prima, una sorta di sostenitore delle donne da quando aveva letto il Cortegiano di Baldassare Castiglione, che è un libro in cui si parla di cosa deve saper fare il braccio destro del principe, ma anche cosa deve saper fare la dama di corte, non è solo quella che cinguetta, balla, no, deve essere una donna colta, che sa tenere un discorso, che si interessa anche di politica, e quindi il padre è rimasto affascinato da questo libro, che era di gran moda all'epoca, e dice: le mie figlie le voglio crescere allo stesso livello che se avessi avuto dei figli maschi. E quindi tutte dipingono tranne una, che è Minerva, la quale invece si dedicherà alle lettere latine. Infatti appunto ci sono lei che Sofonisba, poi c'è Elena, poi c'è Minerva che si dedica appunto alla letteratura, poi abbiamo Lucia, poi ci sarà Anna Maria che è l'ultima, insomma sono tutte fanciulle che hanno avuto un'educazione molto, molto elevata. Di conseguenza lui è fiero di queste figlie, è un uomo, il padre, che forse molte ragazze vorrebbero un uomo così, che ci sostiene tanto e che si occupava come amante dell'arte della glittica, di tante piccole cose, quindi lo vediamo sempre magari nel suo studio quando non è in giro per ambascerie eccetera eccetera, e sempre con questa lente di ingrandimento, è un uomo colto però ha le mani bucate, e allora chi lo aiutava quando c'erano dei problemi economici? Lo aiutava il suocero. Io sono andata a vedere anche tutte queste faccende delle famiglie, come piace a noi donne, no? Il suocero era Ponzino Conzone, che non era il vero padre Sofonisba, ma era lo zio, perché i genitori di lei erano morti quando era piccola, e quindi lei è stata presa dagli zii.
quindi è stata cresciuta da loro. È stata sposata giovanissima, Bianca è stata sposata giovanissima dal conte Amilcare Anguissola, perché anche se lui aveva, mi pare, un 16 anni più di lei, adesso non mi ricordo con precisione, però se ne era indaghito di questa bella ragazza, e anche lui è un bell'uomo, tra l'altro si vede nei quadri, anche se più avanti negli anni, ma un bel signore. E quindi il matrimonio è andato, è stato un matrimonio felice, appunto, nascita di 6 figlie e un maschio, quindi. E li vediamo muoversi sempre nell'ambito del primo libro, sia a Cremona, proprio nella casa che esiste ancora adesso. Poi magari anche in il libro inizia appunto che vanno anche in campagna, a Soresina, dove avevano una villa, eccetera. Quindi c'è proprio la campagna con l'allevamento anche delle mucche, la produzione del latte, del formaggio che c'era già all'epoca, quindi l'agricoltura, perché tra l'altro a quell'epoca Cremona era la seconda città più importante del Ducato dopo Milano, quindi era una città ricca. E quindi si descrivo la città e quant'altro, come era all'epoca, c'era il Po che le girava intorno, c'era addirittura il porto delle navi che arrivavano da Venezia, quindi tendo a ricostruire proprio la situazione fisica dell'epoca, perché sennò uno come fa a immaginarsi. E quindi insomma la prima parte è relativa alla giovinezza. Noi la lasciamo che lei va a Genova, cioè parte da Cremona, va a Milano, accompagnata eccetera, c'è tutto il viaggio anche lì fino a Genova per imbarcarsi, dove prenderà un'imbarcazione per arrivare a Barcellona, la nave per arrivare a Barcellona. E poi lì, quindi qui iniziamo nel capitolo che la vediamo sulla nave, sulla caracca, che sta cenando lei e la sorella con il capitano, il primo ufficiale, stanno mangiando una zuppa di pesce e così. E poi lungo il tragitto lei insomma si guardano attorno, è accompagnata dalle sue cameriere, eccetera, dai suoi guardaspalle. Poi arrivano a Barcellona e lei la vede dal mare e chiede che cos'è questo, cos'è quello. Si ferma qualche giorno a Barcellona e lì inizia a vedere che la Spagna non è esattamente come l'Italia, siamo in periodo di controriforma, periodo in cui si sta stringendo, e quindi per le donne o per anche per gli ebrei, per i cosiddetti eretici, insomma c'è un giro di vite. E allora già si arriva lì e lei e la sorella capiscono, vedono insomma che in città c'è un auto da fè. Insomma, loro sono sì religiose ma non fanatiche. Quindi vabbè, si fermano qualche giorno a Barcellona e poi iniziano a fare la strada reale, che era quella che portava fino a Toledo, che era la capitale prima di Madrid. E lì avvengono vari incontri, succede, cioè, una signora viene aggredita su una carrozza, che carrozze all'epoca ce n'erano pochissime, ma siccome era il re che disponeva di questo, e quindi c'è tutto il suo percorso con le varie avventure, i racconti dei personaggi che incontrano, i paesaggi spagnoli dove loro passano, le città. E lei si fa un'idea appunto di un mondo un po' diverso, nel senso che è un mondo un po' più cupo, anche se poi se ne accorgerà effettivamente più tardi quando sarà a corte, però ci sono i moriscos, che sono gli arabi convertiti. Poi vabbè, ci sono i marrani, infatti l'esecuzione che di cui si parla nel primo capitolo è proprio di questo ebreo che è stato obbligato a convertirsi, però non ci si era creduti al 100%. Come dire, Filippo II era un uomo assolutamente intollerante rispetto a tutti quelli che non erano dei buoni cattolici. Quindi nel libro lo vedremo con gli occhi dell'Anguissola. Si vedrà la lotta contro i moriscos, ma soprattutto contro i calvinisti delle Fiandre, perché le Fiandre erano finite ai Paesi Bassi sotto il dominio di Filippo II, il lascito paterno. Quindi praticamente lui, aiutato dal Duca d'Alba, che poi è stato ribattezzato il macellaio delle Fiandre, ne hanno fatto dei macelli perché perseguitavano questi calvinisti. Intanto si intersecano le vicende della suocera, che è la Caterina de' Medici, e anche lì c'è un problema, secondo Filippo, che sono gli Ugonotti. Quindi
perché poi gli ugonotti e i calvinisti cercheranno tramite Guglielmo d'Orange di mettersi insieme per contrastare Filippo II. Quindi si vedrà proprio tutto in quegli anni, perché in questo libro ci sono 14 anni di vita dell'Anguissola, cosa vedrà, a che cosa parteciperà, perché addirittura il re la utilizzerà per, diciamo, dei rapporti diplomatici più o meno leciti, insomma, no? Quindi lei viaggerà ancora per questo motivo. E tra le cose belle è veramente il fatto che è nata un'amicizia molto forte, no? Affettuosa tra lei e la figlia di Caterina de' Medici, Elisabetta di Valois, che gli spagnoli chiamano Isabella, ma in realtà è Elisabetta. E lì si vedranno tutti i patemi della gravidanza della regina, che era una ragazzina, quando si è sposata aveva 14 anni, non era neanche mestruata, quindi non si riusciva a capire se poteva rimanere o non rimanere incinta, insomma. E poi parlo anche, secondo quello che sono riuscita a trovare, della leggenda nera di Don Carlos, quella che poi è stato musicato, no? L'opera lirica. Quindi che cosa è successo veramente, secondo me, perché c'era Guglielmo d'Orange che aveva scritto questa apologia e denunciava la condotta, il modo di fare di Filippo, e quindi ha raccontato anche quello che era il sentire dell'epoca rispetto a questo fatto del figlio, questo povero Don Carlos. Quindi ci sono quei personaggi lì. Poi, per esempio, un'altra cosa importante di cui parlo nel libro è la battaglia di Lepanto. Certo non come Alessandro Barbero, che l'ha fatto come usaggio, ma proprio con personaggi che vi hanno partecipato, che erano capitani veneziani, romani, insomma, e ovviamente guidati dal fratellastro Filippo II, che era Don Giovanni d'Austria, che grazie a questa organizzazione e alla sua capacità anche di dirigere la battaglia abbiamo sconfitto all'epoca i musulmani, altrimenti oggi saremmo musulmani se non fosse stata per la battaglia di Lepanto. Quindi è stata una grande festa dopo, no, tutta la cristianità, e hanno liberato gli schiavi che erano ai remi delle navi, diciamo, saracene. Quindi c'è proprio che cosa succede in quel tratto di mare. Addirittura settimana scorsa ero a Cogiono a fare la presentazione, c'era un signore, un maestro di musica che suonava il liuto e ha suonato la gagliarda. La gagliarda è una danza che c'è anche nel libro, perché parlo anche delle danze che si facevano a corte, ma questo Don Giovanni l'ha ballata sulla tolda della nave per dare l'avvio alla battaglia di Lepanto. Quindi i turchi sono rimasti con tanto di naso, perché loro stavano suonando all'impazzata i tamburi per vedere che sono pronti e non aggressivi. Invece quello si è fatto un balletto insieme ad altri due cavalieri. E quindi, però, in realtà, invece di suonare i tamburi, ha fatto un ballo, ma era anche il segnale di inizio. Quindi lo vediamo proprio, anche quello che si dicono, cosa succede, chi è stato ferito, cioè, perché mi sono andata a vedere tutte queste cose. In più ci sono le vicende anche legate poi al quarto matrimonio del re, le bambine che sono nate dal primo matrimonio, cioè c'è tutta una visione interna oltre che esterna dei fatti storici che uno può leggere nei libri o nei saggi, insomma nei libri di scuola o nei saggi, perché mi interessava vederlo con gli occhi di lei, e per fare questo ci sono anche delle lettere, degli atti notarili, tutte cose dalle quali si traggono le date di quando è successa quella determinata cosa, o i pagamenti che le riceveva, non tanto in denaro quanto in pezzi di broccato o gioielli, perché le donne non potevano essere pagate, tutto più se aveva lui alla fine poi le ha fatto, diciamo, dei regali in denaro, forse anzi la moglie, la terza moglie, che però poteva riscuotere solo attraverso un uomo, o il fratello o il marito, perché insomma le donne non potevano, non era elegante, insomma, toccare il denaro. Però lei, come la vediamo qui nel libro, insomma, è vestita, la prima arriva vestita con i vestiti all'italiana, tutti colorati, poi c'è la moda spagnola, così nera, così tetra, con le gorgiere, e
anche cambia pettinatura, perché la ragazza c'ha la treccia che gira intorno, se vedete i suoi quadri, gli autoritratti, c'è questa treccia, i capelli molto lunghi, e lì si li facevano col ferro, no? Poi magari ogni tanto li tingevano per farli un po' rossi, insomma c'erano dei sistemi per colorare i capelli anche all'epoca. E quindi si vede la vita di corte con le damigelle, i loro passatempi, le loro letture, i libri di cui parlo, sono andata a cercarmi anch'io, li sono letti tutti, perché per esempio c'era un libro che piaceva molto a Filippo II e io ho cercato una biblioteca, poi insomma, sono riuscita a leggerlo, e per vedere che cosa poteva essere piaciuto, cosa leggevano all'epoca. E anche la ricerca sul cibo, cosa mangiavano, appunto, come si vestivano, come si muovevano, perché siamo uguali, perché non è che sono passati 450 anni, adesso andiamo in aereo, eccetera, però l'uomo, le reazioni e i sentimenti sono sempre gli stessi. E allora comunque mi interessava vedere questo aspetto qua, e quindi ho fatto questo tipo di ricerca. Nel primo libro, tanto ritornate indietro, il primo capitolo ho fatto un'anticipazione, cioè lei che è anziana, si trova a Palermo, ha 91-92 anni, e la va a trovare Van Dyck, pittore che era stato invitato ad Albiceré in Sicilia. Però dice, una donna così anziana, che può darmi dei buoni consigli, che non so ancora quanto possa vivere, lui ha voluto a tutti i costi andarla a trovare. Quindi il primo libro inizia con la peste a Palermo, che c'era effettivamente in quel momento, e lui che cerca di andare a casa della pittrice, e poi riesce effettivamente a farsi aprire la porta, e poi addirittura le farà un disegno a carboncino, poi il ritratto, e mentre lei gli spiega, mentre bevono la granita, la siciliana che gli spiega una cosa dell'isola, e gli dirà, mi raccomando, mi prende dal sotto, perché sennò si vedono le rughe. E quindi già forse, nonostante l'età, che era una donna che ci teneva all'aspetto, insomma, d'altronde era una donna nobile, una donna di cuore al lusso, a vivere a corte, anche se poi in Sicilia con la cognata gliene sono capitati di tutti e di più, quindi poi non voglio anticipare. Però insomma, lei aveva del suo, portato tante belle cose, giù, è andata a abitare poi a Paternò, sulle falde dell'Etna, e poi è andata anche a Palermo. Ha girato poi, è andata a Pisa, è andata a Genova, insomma, io mi chiedevo come cavolo facesse sta signora all'epoca con le navi su giù, perché poi era anche anziana. A Genova ha fatto 6 traslochi, io non lo so come facesse, cioè, mio marito dice forse non avevano tanti mobili, no? Perché per andare su e giù per quelle case di Genova che sono abbastanza alte, non per su. Quindi il personaggio è questo, una donna caparbia, una donna di polso, sicura di sé, e da quello che ho letto era anche una donna simpatica, spiritosa, che piaceva stare in compagnia, quindi un bel personaggio. E quindi qui abbiamo insomma la sua vita. Se avete delle domande. Ma io sono molto incuriosita da tutte le ricerche che lei ha fatto, è un romanzo storico, quindi chiaramente una tomba, certo, sì, io sono chiaramente avrà, ma quanto ha cercato, cioè che lavoro di ricerca c'è dietro per scrivere un romanzo? Allora, prima di tutto, guarda, questo qui adesso ho fatto un piccolo elenco perché me l'hanno già chiesto, manca qualcosa, sono libri un po' spagnoli e un po' italiani, perché all'inizio non trovavo niente in Italia, e quindi poi io sono abituata, quando non sono i primi libri che scrivo, ho già scritto un libro su Gian Galeazzo Visconti e un altro su Guido Baldo da Montefeltro in lotta con Cesare Borgia, e vado sul posto. Quindi qui sono andata 2 volte in Spagna, sono andata all'Escorial, perché vediamo l'Escorial, perché anche perché il sovrano era un tipo un po' particolare, aveva dei segreti che io poi andando a cercare sono riuscita a far venire a galla. Quindi là ho comprato le prime cose, anche se io non so lo spagnolo, però mi sono arrangiata un'estate, mi sono messa lì col vocabolario a cercare, perché un po' assomiglia all'italiano, una lingua neolatina, per iniziare a rompere il ghiaccio, a capire, perché all'epoca c'era solo in Italia, avevo trovato
un libro che si chiama Sophonis Banquisola, le sue sorelle, che costava, non so se 500 euro, e io sul momento non me la sono sentita di spendere. Dopo poi, siccome insegnavo, col bonus di Renzi sono riuscita a comprarlo, e allora quello mi è servito molto, perché in fondo è piena di documentazione e poi ci sono tanti quadri, tutti quelli che è possibile vedere, perché quando lei se n'è andata in Sicilia, poi c'è stato un incendio a Madrid, al Palazzo Reale, quindi sono bruciate un po' di opere, non solo sue, e allora insomma non sono rimaste tante. Adesso alcune sono un paio mi pare che sono a Poznan in Polonia, e una l'ha fatta vedere lì anche alla mostra del Signore dell'Arte a Milano, Palazzo Reale. Poi una a Napoli, e poi non mi ricordo più, insomma adesso l'avevo fatto a Bologna, qualcosa, le avevo viste in giro, insomma dappertutto, anche a Berlino ero andata perché c'era il vestito, la madre col vestito d'oro famoso, quello bello sperluccicante, e quindi per vederli. Dopo ho fatto la mostra a Madrid prima che scoppiasse il Covid, e quindi siamo andati là a vedere, sono riuscita finalmente a vederne un po' radunati. E poi a Milano ho fatto la mostra e le hanno dedicato, non so se avete visto, le prime due sale. Nella prima c'era un quadro grande, siccome lei poteva solo dipingere autoritratti, però quando era in Sicilia ha deciso di fare questo quadro piuttosto grande per denunciare una cosa che riguardava suo marito, un fatto grave che era successo a suo marito. E questo quadro, io volevo andarlo a vedere a Paternò perché era nascosto in qualche cantone di una chiesa lì in questo paesino dove manco la biblioteca ti risponde, neanche c'hanno un piccolo castello, non c'è mai nessuno. Praticamente un giorno qualcuno mi ha risposto e mi dice no, il quadro non ce l'abbiamo più perché l'abbiamo portato a Cremona per il restauro. E allora adesso a Cremona quel quadro lì, fino a metà luglio c'è, però è stato esposto nella prima sala del Palazzo Reale di Milano, quindi io sono andata a vederla finalmente restaurata di presenza, perché un conto è vederlo su internet, un conto è vederlo di persona, insomma. E quindi questa cosa qui poi mi è servita anche per scrivere il terzo libro. Quindi gli altri quadri sono anche molti di privati che li tirano fuori o no, se ci sono delle mostre, oppure non te le fanno neanche vedere, perché mi ricordo che ero andata a Roma in un museo, non so se era il Doria Pamphili, un museo dove avevo letto c'è una tela di Sophonis Banquisola. Io ho girato dappertutto, bello per carità, ho detto ma dov'è questa tela dell'Anguissola? Chiedo alla custode perché è privato il museo, e mi dice non possiamo farglielo vedere perché è nella camera delle bambine. E allora ho detto, quindi c'è gente che possiede quadri, gente miliardaria, no, non l'hanno messo, le bambine gli piaceva, l'hanno messo nella cameretta, e quindi non l'ho potuto vedere. E così, insomma, allora bisogna un po' accontentarsi di quello che si trova, perché un po' sono nascosti, un po' sono... E poi c'è stata la difficoltà di scoprirli, perché lei qualche volta firmava figlia di Amilcare, perché non, le donne non potevano firmare i quadri. E dopo, quindi, poi quando non ha più firmato neanche questo, alcuni pensavano che fossero, non so, di Coelho, che è un altro pittore di corte, ma in realtà poi lo stile, il modo di guardare, la delicatezza così femminile, i critici hanno detto è dell'Anguissola. Quindi, mano a mano, chissà mai che magari salte fuori qualcos'altro. Tutto perché le donne non potevano fare niente, e quindi... Ma il marito la seguiva in tutti questi spostamenti? I mariti. Era avanti anche in quello. Esatto. Sì, no, ha sempre fatto quello che voleva, lei è sempre stata molto libera, ha vissuto delle grandi storie d'amore, poche, ma storie d'amore. Se voi guardate online ci sono anche i volti di certe persone, quelle che frequentava. Io ho una pagina Facebook, un giorno li ho messi tutti, così la gente guardava, e c'era Broccardo Persico, uno di cui si rimane il ritratto, che era un cugino, non proprio la vicina, del padre, che era quel, diciamo, quel personaggio di cui vi ho detto prima, che faceva l'ambasciatore per Filippo II. E quindi lui,
non l'aveva mai guardata con gli occhi, ma quando è arrivato in Spagna e ha visto questa ragazza che è diventata una dama,